Ragazzi, dal nome di Marco Azzurro, oggi andiamo a parlare del post partita di ieri di Napoli-Bayern Monaco. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi qui sotto al canale perché stanno per arrivare tantissimi video in cui vi aggiorno su tutte le notizie, anche su qualche curiosità riguardante il calcio Napoli. È mattina, ragazzi, stanno dormendo tutti qui, quindi farò molto piano, non cercherò di parlare il più basso possibile. E iniziamo, ragazzi. Qual è la notizia che volevo commentarvi oggi? Niente poco di meno che l'intervista di Nagelsmann, che sarebbe il mister del Bayern Monaco, ragazzi, che ieri secondo me ha fatto un'intervista un po' da paraculo dopo la sconfitta contro il Napoli, comunque la vittoria del Napoli in amichevole, e ha praticamente detto che il Bayern si è fatto tre autogol. Ma non pararti il culo, non pararti il culo così, porco due. Cioè, io ho capito non voler fare i drammi perché alla fine ero un amichevole. Sono il primo che nel video di ieri in cui commentavamo la partita, sono stato il primo a dire non ci esaltiamo noi tifosi del Napoli perché il Bayern l'ha affrontata molto leggermente questa partita ieri. I gol molto probabilmente non li avrebbe presi, normalmente ci avrebbero asfaltati. Sono stato il primo a dirlo, però non, è pur vero che ieri il Napoli comunque ha fatto una buona partita, si è difeso nel primo tempo e ha attaccato nel secondo. Quindi che okay, il mister di una squadra come il Bayern mi viene a dire ci siamo fatti tre autogol, che non è vero perché semplicemente hai preso due gol. Forse quello di Mašaš è proprio regalato, ma i due gol di Osimhen sono due grandi gol, secondo me, fatti da un attaccante molto molto forte. Non puoi andare davanti alle telecamere e dire ci siamo fatti tre autogol, è un poco da paraculo. Sì, poi sicuramente lui avrà ragione quando dice che nel primo tempo hanno messo in difficoltà il Napoli. È vero, se andiamo a vedere i numeri è vero, ma cazzarola. Cazzarola, è molto da paraculo questa intervista. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io comunque vi ribadisco, non esaltiamoci per questi amichevoli. Ora ci sarà il Cracovia, il Wisla Cracovia, un'altra amichevole interessante in cui magari si aggregherà al gruppo qualche altro giocatore, si può vedere un po'. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, sempre comunque Forza Napoli. Ciao ragazzi.